vi ringrazio di essere qui a partecipare a questo incontro con una delle figure oggi forse più importanti di riferimento per la divulgazione del vino italiano nel mondo. Luca Maroni è un vero esperto di vino ed è nel corso della sua, credo, 25enne esperienza nel campo è diventato un vero punto di riferimento per gli operatori, ma anche direi per tutti gli amanti del vino. Che consiste essenzialmente nel trasferire le sensazioni che io percepisco quando entro in contatto con un bicchiere. I produttori di vino, dopo aver letto le schede di degustazione che io scrivo sull'annuario, che mi incontrano, mi ringraziano e mi dicono: Luca, che belle parole che hai scritto sul mio vino, ti ringrazio dal più profondo del cuore. E io dico sempre ai produttori che il mio mestiere consiste nello scrivere per come degusto. È il produttore che tiene la mia penna in mano nel momento in cui, definendo le caratteristiche del suo vino, dà a quel suo vino quella sua forma, una forma che consiste di profumi, di aromi, di armonia, di pulizia, e io trasferisco, perciò non ho nessun merito se non quello di leggere nel modo più vero possibile le sensazioni che i produttori di vino da un lato e l'Italia, il nostro paese, dall'altro, designano in questo frutto qui, nel frutto uva. Questo è una bacca, è un'ogiva che pende e che davanti che cos'ha e dove insiste? È collegata al terreno per via delle radici, per via di un ceppo, e quel terreno lì è il terreno sacro, puro della nostra terra. I vini nascono nelle posizioni naturalistiche più belle del nostro paese ed hanno un contatto profondo, diretto con la terra da cui suggono, traggono i succhi di linfa. Questa linfa entra in circolo, entra qui e, avendo il sole davanti, comincia a irrorarsi di luce, di sole, prende profumo, perché ogni singola fibra ha un suo timbro olfattivo.